Allora, questa sera vi voglio parlare di effetto legno. Questa è la tecnica dell'effetto legno. Guardate, questa è una patina effetto legno realizzata con le patine. Meraviglioso effetto, meraviglioso, realizzando un mezzo tono da un lato e un tono scuro dall'altro. Quindi vi ho realizzato già il campione in modo che voi possiate vedere già il lavoro finito. Faremo tante tipologie di effetto legno. Infatti, domani sera, nella seconda puntata, siamo ormai come una fiction, nella seconda puntata vi farò vedere l'effetto legno realizzata con un'altra tecnica. Con la tecnica dei colorati. Invece questa sera facciamo l'effetto legno con la tecnica della patinatura, perché anche con la tecnica della patinatura ci sono due modalità di utilizzo. Sì, il venalegno è sempre lo stesso, è sul nostro sito, eccolo qua. Mi pare viene sulle. Noi abbiamo un prezzo straordinario del venalegno sugli 8,90 euro, mi sembra, contro i 12,90, 15 euro che vengono venduti e in gomma. E naturalmente questo attrezzo è importantissimo. Però sappiate, ragazze, che non bastano gli attrezzi soltanto per fare le cose, bisogna anche saperli utilizzare, perché uno altrimenti dice: sì, io so fare il venalegno perché ho l'attrezzo, e questo non è così. Questo chiaro e questo scuro, Maria Rosa, non è un effetto della luce, ma è un effetto che ho realizzato io, cioè ho fatto mezza tavoletta più scura e mezza tavoletta più chiara. Perché? Vi farò vedere. Quando sono andata a tirare l'effetto legno e ad applicare la patina, nella metà più chiara ho lavato. E quindi ho rimosso la quantità, diciamo, in eccesso della patina. Nel lato invece più scuro ho praticamente lasciato che la patina asciugasse e poi sono andata a rimuovere, diciamo, solo con la carteggiatura. Quindi, come vedete, ragazze, ci sono tante, tante, tante accortezze da utilizzare a secondo della finalità del lavoro finito che volete ottenere. Su questo piano, per esempio, è stato realizzato un effetto legno con una tecnica ancora diversa. Qui non siamo andati a venare la base, ma siamo andati a realizzare la venatura con una patina molto molto tirata, quindi è con una terza tecnica che ancora è diversa. Vediamo che cosa riesco a farvi vedere questa sera e dove arriviamo ci fermiamo. Alle 19:30 la diretta finisce, quindi mi raccomando, seguitemi fino alla fine. E poi una cosa che vi volevo dire importantissima è questa, ragazze, vi prego, le dirette ve le faccio perché possiate risolvere tutti i vostri dubbi. Non mi fate domande io sono disponibilissima su WhatsApp, vedete, vi rispondo sempre, dopo pranzo, dopo cena, anche a mezzanotte, anche la domenica, però non mi fate domande. Di cui ho già parlato sulla live. Nel caso in cui no, vi dovessi rispondere che magari ho già risposto alla domanda e vi dirigo alla live, non la prendete come un'offesa, non perché io non vi voglia rispondere, ma solo semplicemente perché inizio a ricevere dai 200 a 300 messaggi al giorno e diventa difficilissimo poi poter rispondere a tutte. Quindi fatemi anche le domande, io vi invio il link della live che è stata fatta in riferimento, però se riuscite a segnarvi per ogni settimana il titolo della live con quindi oggi venerdì non so quante e giovedì non so quante ne abbiamo, scrivete la data, effetto legno con patine,
perché domani scriveremo effetto legno con pitture colorate Love Paint, ed è un'altra tecnica. In questo modo, quando tra 2 o 3 mesi, quest'estate, avete da realizzare un lavoro, o richiesto dal cliente, o richiesto da vostro marito, o da vostra sorella, potete trovare la tecnica senza dover fare. Brava Milena, perfetto. Oggi giovedì 21, effetto tecnica vena legno con patina. Va bene ragazze? E prendetevi un taccuino e seguitemi, perché tutte le dirette hanno dei contenuti straordinari. Cominciamo a lavorare. Bando alle ciance. Allora, tolgo un attimino la sciarpa perché non vorrei sporcarla, ci tengo troppo. Vi faccio vedere anche con la patina frassino la differenza di colore. Questa è la patina rovere e questa è la patina frassino. Quindi vedete già la differenza di colore che c'è tra i due toni di patina. Poi su questi effetti potete ulteriormente aggiungere degli effetti metallici. Infatti abbiamo i nostri meravigliosi metallici che spero domani di farvi vedere applicati su, perché domani vorrei presentarveli tutti, perché ne abbiamo solo due nel sito, ma gli altri 4 sono in arrivo. Quindi domani, oltre alla tecnica, vi farò vedere anche l'applicazione del metallico, che sono praticamente delle iridescenze. Allora, mi stavo preparando nel frattempo il supporto. Allora, ragazze, quando prepariamo un supporto, se parliamo di un mobile grezzo, abbiamo un supporto, ve lo metto così, così lo vedete, abbiamo un supporto con la talc. Perché? Perché tantissime di voi mi chiedono che differenza c'è tra la talc e la Love Paint. Allora, la differenza è questa. La Chalk ha una base gesso e ve ne ho già parlato giovedì scorso, ma lo ribadisco perché sono stata contattata da tantissime nuove persone che la scorsa settimana, venerdì, sono subentrate all'interno della live. La live è una base gesso e la Love Paint invece è una base resina. Allora, quando ho bisogno ti chiamo, la prossima ti dico, ok, va bene. Allora, il chalk in base gesso si può utilizzare solo ed esclusivamente senza fondo sui piani in legno non trattati. Quindi considerate, per esempio, se state lavorando su un legno grezzo, la chalk va benissimo. La chalk della Love Paint differenza dall'effetto finale. La chalk ha un effetto gessoso perché è una base gesso, un ottimo prezzo. Siamo in uscita con 32 colori, tutti straordinari, meravigliosi, bellissimi e con dei prezzi straordinari. 17,50 euro il mezzo litro, lo ricapitolo velocemente per chi è nuovo. La Love Paint invece è una base seta 3 in 1 con il fondo già all'interno e la finitura. Prodotto straordinario non esistente ancora sul mercato. Quindi, quando volete utilizzare una chalk, fatelo solo se siete su una base grezza. Se volete dipingere in chalk, quindi in maniera grezza, su un mobile già verniciato, cosa dovete fare? Dovete acquistare una base Love Paint, quindi che vi farà da fondo, e in questo modo potrete avere ben 53 colori di fondo. Perché vi dico questo? Solitamente chi utilizza la chalk lo fa perché vuole sciabbare e vuole rendere l'effetto anticato, molto grezzo, rustico. Allora, quando anticate e mettete la paraffina per far uscire sotto il colore di sotto, la Love Paint è meravigliosa. Perché? Perché se volete fare, per esempio, un fondo blu prussia e poi volete passarci su un color cielo mettendoci in mezzo i due colori, il fondo ce l'avete già colorato. Quindi utilizzate un fondo Love e poi applicateci su una chalk, per esempio, vintage, che sarebbe la vintage carta azzurra.
zucchero, quella celestina chiarissima. Quindi quando andate a carteggiare, vi esce sotto il colore scuro e la Love vi farà sempre da fondo. Quindi mi raccomando, quando dovete utilizzare la chalk su una base già verniciata, metteteci sempre la Love di fondo. Basta una mano, quindi vi basterà anche un barattolino da 100 ml o da 250 se è un mobile molto grande, perché dovete fare solo una mano di fondo. E invece per la Love andate con la Love in tre mani direttamente. Allora, fatto questo, intanto il mio pannello è asciugato. Quando dovete pitturare basi molto grandi, come per esempio un piano di un comò così, oppure un piano di un tavolo come quello che vedete di là, vi consiglio sempre, soprattutto per chi non è espertissimo nell'uso del pennello, quando sono delle superfici molto lunghe oppure verticali molto larghe, vi consiglio sempre l'uso del rullo. Questo ve lo dico e ve lo ribadisco perché vedo che tanta gente. Ognuno ha la sua tecnica. Tanti miei colleghi consigliano il pennello. Io faccio corsi e vedo che ci sono veramente tante persone che hanno difficoltà ad usare il pennello perché segnano, fanno marchi, non riescono a fare dei tratti diritti. Perché col pennello va benissimo che ci siano i segni, perché all'interno dei segni, quando mettete la patina e la lavate, la patina rimane ed è bellissimo l'effetto. Però il segno deve essere perfettamente verticale, perché se voi cominciate a mettere con il pennello e fate gli archi, che cosa succede? Che quando andate a mettere la patina usciranno perfettamente gli archi e le patine, l'arco sull'arco, la patina, quindi non vedrete più un effetto legno dato dalla striscia del pennello, ma vedrete un effetto legno tutto storto. Quindi mi raccomando, se volete utilizzare il pennello fatelo pure, assolutamente sì, però molto verticali le strisce, in modo da creare dei solchi all'interno delle quali andranno ad insediarsi le patine. Queste patine si sono andate ad insediare nei solchi del colore, vedete? Io questi solchi adesso vi farò vedere come si fanno. Questi solchi li ho creati io con il venatore. Per creare questi solchi col venatore bisogna mettere tanto colore in modo tale che resti l'effetto sollevato e all'interno di questi solchi si creino le anticature. Naturalmente, se volete ottenere un effetto più rustico, fate la tecnica che vi indico adesso. Se invece volete ottenere un effetto molto più delicato e quindi molto più leggera, vi farò vedere successivamente, subito tra un quarto d'ora, la seconda lezione del venalegno, che è quella non fatta con l'apporto del colore, ma è fatta con la patina allungata con l'acqua. Seguitemi. Allora, prendo nel barattolo della chalk vintage panna, questa è la confezione, ditemi che è bellissima perché ho studiato la notte per poter trovare le grafiche per delle mie nuove collezioni vintage. Questa è la vintage panna, il colore come vedete è molto liquido, quindi la chalk non la dovete assolutamente allungare. A differenza della Love Paint, che invece è molto molto densa. Vado a stendere il colore. In questo caso, ragazze, ho usato la chalk, ma solo perché la tenevo sotto mano e perché stavo dipingendo un pannello grezzo, ma la stessa tecnica la potete fare con la Love. Lo stesso, guardate, lascio l'effetto materico del colore, quindi un colore abbastanza materico, lo vedete, penso che contro luce si veda. Ditemi un attimo, ragazzi, aiutatemi se si vede l'effetto materico del colore che ho dato. Lo lascio bello irto, molto molto corposo, quindi lasciandolo molto molto spesso. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo, lo vedete in controluce.
Rispondo un attimo a Cristina. Bello il colore del mobile dietro, è azzurro. Cristina, te lo faccio vedere alla fine della live. È un lavoro che abbiamo realizzato questa settimana con le ragazze del mio team. E ve lo farò vedere alla fine della live. Vi farò fare un giretto nel mio laboratorio. Vi farò vedere il tavolo, la credenza bellissima che abbiamo realizzato con. Aspettate che non vi vedo più. La credenza che abbiamo realizzato con con il colore azzurro. Belle, belle, belle. Allora, eccomi qua, venatore. Mi metto diritta così mi vedete. Aspettate, mi muovo un attimo. Questo è l'effetto del venalegno. Non so se si vede. Loredana, vieni così me lo asciughi. Questo è l'effetto del venalegno. Allora, ragazze, il venatore ha un effetto tondeggiante. Su, vedete? Questo effetto bombato a che cosa serve? Quando tiriamo il venatore, si deve fare questo tipo di movimento. Si sposta su, poi si va al centro e poi man mano si va giù e poi si ritorna. Si deve fare con la mano questo tipo di movimento. Questo movimento crea la vena. Adesso qui, questa vena, non so se riuscite a vederla, ma c'è un effetto di venatura. Adesso Loredana mi asciugherà un attimino questa venatura perché poi vi farò vedere con la disposizione della patina all'interno l'effetto che verrà fuori. È bellissimo, quando applicate la palette e non vi viene bene, fino a che il colore è ancora bagnato, la potete ripassare tranquillamente. Allora, vammi ad asciugare un attimo questa di là, per favore. Io non vi vedo più. Un attimino solo. Voi mi vedete, ragazze, vero? Mi vedete? Non vi vedo più, si è oscurato il mio.